perché consideriamo necessario lo studio delle opere dantesche, soprattutto della sua commedia, non a caso definita divina dal suo primo interprete, Giovanni Boccaccio, un perché dichiarativo, di cui è garanzia la fortuna stessa del poema, che non ha mai conosciuto momenti di oscurantismo, di stasi o di ibernazione, adonta di pure agguerrite ed ostili campagne condotte tanto sul versante dottrinario, filosofico e teologico, quanto su quello poetologico e stilistico. Non staremo a elencare quanti nel corso di questi 8 secoli di storia hanno tentato di dimostrare l'inutilità di una fantasia poetica sull'aldilà, scritta in volgar lingua, piuttosto che nell'idioma dotto del latino. Purtuttavia, anche le accese polemiche di Cecco d'Ascoli, del Bertinelli, del Castravilla o del Bulgarini, o la discussa teoria crociana su struttura e poesia, condotte con spirito fiero, corredato di elementi di fondo, concorsero a tenere in alto prestigio il messaggio letterario, morale e teologico della commedia, e nessuno mai si pensò di infliggere il decreto di una damnatio memoriae all'opera dantesca. Tale condanna, invece, già dagli anni 90 del secolo scorso, si sta profilando come obiettivo politico di una società che follemente, dopo aver tentato di cancellare Dio, si avvia a decolorare i fondamenti naturali dell'umanità e ad annullare le differenze oggettive di cultura in nome di un mai estinto egualitarismo giacobino-marxista, con cui tutto diventa livellato, uniforme e prono alla dittatura del nuovo ordine mondiale. Vietati segni e simboli religiosi cattolici in nome del rispetto per l'altrui confessione, vietato il diritto alla vita, vietata la lingua che dica sì, no, no e che esprima i significati autentici, vietata la critica al pensiero storico ufficiale, vietato credere nell'unicità della famiglia naturale, vietato credere nella differenza culturale, vietato il dissenso politico. Ed ecco allora, in nome del politicamente corretto, incombere sulla commedia le accuse di fondamentalismo teologico e vilipendio delle altre confessioni, con riferimento in particolare al Paradiso, canto 24, 130-139, Inferno, primo canto, 71-72, cultura contraria al concetto di unità delle differenze, Inferno, decimo canto, canto degli eresiarchi. Chiarezza espressiva, Paradiso, 17° canto, 31-34, antisemitismo, di cui sarebbero prova evidente la figura di Caifa inchiodato a terra nella bolgia degli ipocriti, Inferno, canto 23, 109-126, e la spiegazione che Beatrice svolge sulla vendetta che Dio, permettendo la distruzione di Gerusalemme, compie per la morte del figlio, Paradiso, canto 6, 91-93. Canto settimo, 49-51. Islamofobia, per aver collocato Maometto nella bolgia dei seminatori di discordia. Inferno, 28° canto, 26-83. Omofobia, per aver confinato i sodomiti, bollati come violenti contro Dio, sotto una pioggia di fuoco. Inferno, 15° canto. Revisionismo storico e dissenso politico. Purgatorio, 6° canto, 124-151. Paradiso, sesto canto, 103-108. Pesa in questa già considerevole mole l'inversione o perversione dottrinaria che la gerarchia cattolica ha iniziato a compiere allorché con il Vaticano II, intese aprire alla cultura e allo spirito del tempo le porte della Chiesa di Cristo, onde si disse permettere alla stessa di uscire per le strade del mondo per accompagnarsi e non per convertirlo al fratello non cristiano. Aperti i portoni sono entrati tutti i miasmi del modernismo e dell'eresia, il riconoscimento a tutte le confessioni dello stesso valore rispetto alla salvezza, il primato della coscienza individuale sulla morale, con l'automatico oscuramento della legge di Dio, il relativismo culturale e il dubbio cartesiano, lo stravolgimento della liturgia con la Santa Messa, memoriale del sacrificio della croce, deformata in sinassi del popolo, vale a dire semplice assemblea, l'amministrazione de facto dei sacramenti ai pubblici peccatori, il linguaggio circiterzico, cioè volutamente ambiguo e pendolare, del sì, ma, no, però,
certamente, tuttavia, la cui accezione è delegata alla singola coscienza. Contro siffatta decadenza, in atto sia nella società laica o paradossalmente detta civile, sia nella comunità cattolica, i saggi che ho scritto sulla commedia presentano la figura di Dante quale poeta-profeta, uomo la cui vita si pone quale modello di sano e limpido impegno civile e di indiscussa, indefettibile e ferma fede cattolica, monito a una gerarchia ecclesiale vagabonda, che ritorna all'ovil di latte vota, Paradiso, canto undicesimo, 129, che, svenduto il tesoro aureo della tradizione apostolica, della patristica greca e latina, di Sant'Agostino, della scolastica e di San Tommaso Aquinate, si è adornata della bigiotteria dei vari Bonaiuti, Loisy, De Chardin, Guardini, De Lubac, Ranel, Baltasar, Milani. A fronte quindi di una società molle e proterva, di una gerarchia superba e mondana, sta Dante, costruttore della lingua del paese laddove il si suona, Inferno, canto 33esimo, 80. Avversario di ogni ambiguità, defensor fidei, intriso di splendido tomismo, cattolico tanto irremovibile nella testimonianza della verità, come torre ferma che non crolla, giammai la cima per soffiar de venti, Purgatorio, canto quinto, 14-15. Quanto umile ed ossequioso della volontà di Dio, giunco che si flette al transito della tempesta per ergersi nuovamente. Purgatorio, primo canto, 133-136. Si legge nella nota dell'autore, premessa al mio saggio sull'inferno. Il fine principale, lo diremo con più ampio spiegamento di argomenti, è quello di presentare Dante paladino ed assertore dell'ortodossia cattolica, poeta sacro e nostra maggiore musa. Con siffatta motivazione intendiamo contrapporre la forte, assoluta ed incrollabile fede dantiana nelle sue coordinate cattoliche al moderno ed attuale scetticismo, al relativismo dogmatico e pastorale con cui la gerarchia ecclesiale ha piegato la Chiesa, divina e trascendente realtà, in una società di solo significato umano, immanentistico, in cui non vale più la certezza della verità, ma domina il dubbio metodico.